Ok, raga, sono uscita a camminare da sola. Mi sento molto a disagio perché io sono abituata ad allenarmi a casa, quindi mi sento molto a disagio. C'ho pure delle lucertole. E sto camminando già da 10 minuti. Dai, non so perché mi sento a disagio. Mi sento osservata, mi sento guardata, però non c'è nessuno, però vabbè. E vabbè, camminiamo, dai. Sempre sul tapirulano uno poi si stufa, perché almeno così vedo i paesaggi, vedo le cose. Vi faccio vedere, sto per strada, sennò con questo filtro pensate pure che sto sul tapirulano e ho messo il filtro. Aspettate. Piedi. Via via. Questo filtro è carino. E niente, vabbè, camminiamo. Ho cominciato verso le 9:53 adesso. Io ho cominciato già verso le 9:40, 9:35, dai, quindi già. Beh, devo dire che. Ma voi dite perché state da sola a camminare, non stai col King? Perché aveva dei giri da fare, quindi io ho preso la palla al balzo. Sì, ma raga, c'è una paura a camminare da sola che non vi dico. Più che altro ho paura dei cani randagi. C'ho proprio paura, raga. Speravo che il video mi faceva un po' di meno paura, ma vabbè. Che paura. Forse cammino un po' più veloce dalla paura. Sì, raga, una persona obesa se c'ha paura riesce anche a correre. Vabbè, fammi continuare, finisce il video. Ok, sono le 10, quindi adesso tipo dico ho camminato 20-25 minuti e me ne torno a casa perché oltre alla paura dei cani randagi mi sta venendo l'ansia perché, raga, c'è, cioè, perché non è abituata, però un altro è, come si dice? Oddio, aspettate, non mi viene la parola. Ah sì, un'altra soddisfazione sbloccata perché ci tenevo tantissimo ad andare a camminare da sola in giro. Niente, quindi ho fatto dalle 9:35, 40, non so, fino alle 10. Ho fatto un po' di camminata. Evviva! Cammino, cammino verso casa, corro. Raga, perché sì, quando uno ha paura riesce anche a correre. Questo vuol dire che se uno vuole riesce a fare tutto. Beh, è differente comunque camminare in giro che sul tapirulan. Vabbè raga, a dopo.